È più di una semplice moda, il panettone artigianale. Oggi Festival del Panettone Artigianale al Porto Allegro di Montesilvano. In giuria a presiedere i lavori della commissione Mimmo D'Alessio dell'Accademia Italiana della Cucina. Intanto, che gara è stata? Ma intanto è una gara interessante, perché anche originale se vogliamo, perché il panettone artigianale sta diventando una moda molto molto seguita da tantissime persone. Intanto diciamo anche che il panettone, non tutti lo sanno, ma è diventato il dolce mondiale più conosciuto per le feste di Natale. Da un dolce che è nato in un forno, in una piccola pasticceria, si è sviluppato in modo così enorme che adesso insieme alla pizza sono due simboli dell'Italia molto molto importanti per l'alimentazione, la pizza e il panettone. La nostra gara è stata una gara particolare perché non pensavamo di incontrare tanti artigiani che si sono esibiti in panettoni completamente diversi da quelli tradizionali, addirittura al peperone oppure piuttosto che al pistacchio, piuttosto all'albicocca, per cui abbiamo trovato una gamma di sapori davvero interessanti. Certo, non tutti erano dei panettoni, come dire, tradizionali, però io credo che il dolce, questo tipo di dolce può captare l'attenzione dei consumatori. D'Alessio, cosa ha fatto la differenza? La differenza è solo ed esclusivamente nella lievitazione del prodotto? Beh, la lievitazione del prodotto è essenziale. Un panettone che non sia stato fatto lievitare nel modo migliore non diventa una gomma americana, diventa un qualcosa di immangiabile, indipendentemente dai prodotti che vengono aggiunti, che può essere dal cioccolato all'uvetta, ma la lievitazione che deve essere, tra l'altro, deve dare anche una forma omogenea alla fetta di panettone, credo che sia indispensabile. Poi il sapore, l'accoppiamento dei sapori, dei particolari, la glassatura sono cose complementari che però danno il tocco magico al panettone.